Ragazzi miei, oggi vi porto proprio nei bassi fondi della mente umana. Oggi proprio disagio. Sto video disagio lo dovevo chiamare disagio con 2G. Che cazzo mi ha fatto fare per sto canale, io non lo so. Allora, il punto è questo. Io piano piano vi voglio parlare di tutti quanti gli argomenti più strani, ve li voglio far conoscere tutti. E purtroppo non posso non trattare anche questo, ovvero quello degli scalzisti. Voi direte, chi sono sti scalzisti? Ve lo dico io, lasciate perdere, cambiate video, certe cose, raga, è meglio non saperle. Per quelli tra voi che invece hanno voglia di farsi del male, gli scalzisti sono persone che vanno in giro scalze, vabbè, fino a qui ci arrivavate tutti. Fondamentalmente non ci sarebbe neanche niente di male. Il problema è che questi ne fanno uno stile di vita, capito? Cioè, io inizialmente credevo che fosse soltanto qualche scemo che va in giro scalzo, e invece no, si sta a creare proprio un movimento. Ci fanno i video, ci scrivono i libri, ci fanno i raduni, una cosa maista, regà. Ad esempio, ho trovato un video di un raduno dedicato, e ovviamente in mezzo a sta cazzata non potevano mancare i vegani. Infatti, nel convegno ci stanno vegani, fruttariani, e non so, quattro gatti, la gente ci sta. Io dico, ma quanto poi non avesse un cazzo da fa per andare a un convegno in cui si parla di gente che va in giro scalza? Io non lo so bene. Poi sono tutti interessati, fanno domande, gente che esordisce con salve a tutti, io vivo scalzo da 2 anni. Sembra una riunione di alcolisti anonimi. Che poi il bello è che sotto hanno messo pure il link a un sito che si chiama viverescalzo.it. Ma poi quando vai sul sito ci stanno le scarpe. Ma che? Capace che questi qua alla fine si sono pentiti e hanno detto, sai che c'è? Lasciamo perdere sta stronzata andando in giro scarsi e compriamo se imparo le scarpe come si deve. Finalmente avete capito. E poi mi sono fatto pure un giro su Facebook. Sono partito dal profilo di uno che aveva i suoi piedi sporchi come fotoprofilo, e lì mi si è aperto un mondo, raga. Sono andato a cercare tra le sue amicizie e ho trovato centinaia di persone che come fotoprofilo hanno i loro piedi tutti sozzi, lerci, una schifezza mai vista. Se fanno queste foto loro, no? Per dimostrare che sono veramente scalzisti, capito? Ci tengono proprio a farlo vedere, un motivo di vanto, vedete? Io questo video secondo me è adatto ai feticisti, che poi in effetti questa qua è pure una perversione sessuale, perché se sa, quando si tratta di perversioni sessuali non c'è limite a niente. Però mi sono documentato bene, questi qua non lo fanno per una cosa sessuale, lo fanno proprio perché loro sono scalzisti. Cioè a sto punto meglio quelli che si fanno soltanto le foto al sedere, come a dire, che ne so, io sono soltanto un bel culo e nient'altro, o quelli che si fanno soltanto le foto addominali perché quella è l'unica cosa buona che ci hanno da offrire. Ecco, meglio quelli che questi che per descriversi usano una foto dei piedi loro sozzi lerci. Cioè, se questi qua sul letto di morte gli vecchietti che hanno fatto una vita, te dicono, io nella vita sono stato uno scalzista, che sogno, che spettacolo. Tu sì che hai vissuto una vita piena, Che cazzo dei sogni che c'ha la gente. Io da piccolo volevo fare l'astronauta, questi qua invece volevano fare gli scalzisti. Hanno fatto anche un servizio sul TG regionale, in cui fanno vedere sto raduno pieno di gente che è andata lì proprio apposta per stare insieme ad altri scalzisti, capito? Che poi il bello è che anche in questo, come in tutte le mode strane, c'è una base di benessere, di salute, perché a quanto pare camminare scalzi fa bene alla salute. L'hanno parlato pure al TG5, e c'è sta uno che dice che da quando ha cominciato a camminare scalzo gli è passato il mal di schiena. Ah sì, se sarà passato il mal di schiena, mamma, la gente manco di saluto da più, però avrei risolto i problemi alla schiena, mamma, la gente quando ti incontra fa finta di non vedete, cambiano strada, cioè schiena dritta ma zero amici. Sentite questo. Sapresti indicarmi un fisiologo o un podologo di mente aperta in Friuli, poiché ho un piccolo problema al ginocchio e all'anca quando corro scalzo, e mi hanno consigliato una visita fisiatrica, chissà perché t'hanno consigliata, Ma temo di incontrare un medico stile accademico che mi rifili suoletti e scarpe. Questi sono tipo i vegani, no? Che cercano soltanto dottori vegani perché non si fidano di quelli normali. Poi ci sono proprio i siti dedicati al vivere scalzi, come se fosse uno stile di vita completo, qualcosa che ti rappresenta in pieno, capito? Poi ho trovato un sacco di altri video di persone tutte orgogliose che si riprendono mentre vanno scalze al supermercato, gente che cammina scalza sull'asfalto, gente che dice che pure sulla neve si sta bene scalzi. Io dico, io quando è inverno, se mi togli il pedalino, penso che mi si stacca il piede, mi casca per terra, mi si disintegra tipo vaso di ceramica. E questi invece dicono che pure sulla neve si sta bene scalzi. Ma dove? Ma che stai imbriaco, stai? Gente che va scalza nei boschi, che poi, raga, parliamoci chiaro, cioè, vive a contatto con la natura è una cosa spettacolare, massimo rispetto, cioè, mancherebbe, io sta cosa la specifico, perché sennò a forza di piammela con i vegani, pare che ce l'ho con la natura. E invece io, per esempio, che ne so, sono sempre stato un amante degli anni 60, degli hippie, cose così, però sta cosa desaspera sempre tutto, la sopporto proprio più forte di me. Cioè, gli hippie, ok, andavano in giro scalzi, ma c'avevano pure altre 2000 idee, non è che andavano in giro soltanto scarsi e basta, capite qual è la differenza? Io pure poi non è che sono tipo schizzignoso, se mi devo mettere scarso me ci metto, che me frega, forse per mi metterei pure a dormire su una panchina, anzi ho pure fatto, ma non mi sognerei mai di farlo diventare il mio segno distintivo, tipo mamma io sono uno scalzista, che soddisfazione figlio mio, che bello, mo si è dato un senso alla tua vita. Sentite questa. Gli hanno chiesto, non avresti problemi a camminare scalza nemmeno in posti come stazione o bagni pubblici? Risposta, lo faccio abitualmente. Vabbè.
Ogni giorno in cui non cammino a piedi nudi è un giorno perso. È proprio una ragione di vita, non giro scarsi, capito? Che poi ho notato che tante sono donne, e io sta cosa lo sto notando sempre più spesso ultimamente. Raga, per me le donne, per quanto mi riguarda, stanno avanti. È l'uomo o scemo una coppia, siamo noi quelli che restiamo coglioni per tutta la vita. Però quando una donna decide di fare una cazzata, allora fa grossa. O 100 o 0, o bianco o nero, o persona rispettabilissima o matta fragica. Guardate per esempio questa, tutta caruccia, tutta sistemata col vestitino e poi sotto scarsa. Ma voi immaginate che voi conoscete una su Facebook, vi c'è dato appuntamento, poi tutti contenti, voi ci incontrate e questa si presenta scarsa, coi piedi tutti zuzzi. Porca puttana, una volta che ho trovato una che c'è sta, è la pazza! Lo sapevo io che c'è stava la magagna sotto, non poteva essere una così buona metà paretta. E poi vedete proprio i piedi lerci, coi calli sotto, tipo Soletta, no? Più sono lerci e più loro sono contenti. Raga, rispetto per tutti, viva la diversità, viva tutto, però porca miseria, ma che cazzo vi dice la capoccia, su, cioè trovate altro da fare nella vita, poi magari andate pure in giro scarsi se vi piace, chi vi dice niente, però cercate di farvi una personalità, no che vi identificate soltanto con dei piedi scarsi, sozzi, lerci, ma che cazzo state a fare? Vabbè dai su, pure oggi vi ho fatto passare la fame, oltre che la voglia di vive. E io regalo sti profili non ho trovati a centinaia, però finisco qua perché sennò davvero mi ritrovo con 4 iscritti nel giro dei 10 minuti. Comunque ragazzi miei, in ogni caso, sempre meglio scalzista che terrapiattista, quello sempre. Anzi, ringrazio tutti quanti i terrapiattisti che ormai non aspettano altro che pubblico un video poi mette dislike, che poracci. Più dislike mettete più io godo, forse non avete capito. Dai su, pure oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto.